seguiamo Polase. Raga, andiamo avanti. Abbiamo conosciuto, fra l'altro, un detectives. La vedete? Lei è l'agente Svrisbis. Ciao Momo, ho sistemato l'audio, raga. Ho sistemato l'audio, l'audio c'è, si sente bene, promesso. Vi giuro che si sente bene. Va bene, io posso andare. Povero di Grassi, sono una minore. Ma lascia stare, faffo, non dire. Oh. Allora vado. Tocco le taniche. Posso parlare con lei? Parlo del pesce. Sapeva che il pescato in questa zona sta diminuendo? No. E lei come l'ha saputo? Da Wong, me l'ha detto ieri. Ah, beh, una fonte attendibile. Vabbè, allora, signora, lui è pescatore, io non ho capito perché questa ce l'ha con la gente, non ho capito. Come hai fissato, Rael, dopo vari tentativi ho scoperto che serve un tipo di installazione di quick time particolare per farlo partire. Perché quella che ti esce nel gioco è quick time 3.0, che non va bene. Quindi ho provato il 4, il 5, era la 6 che serviva. Chiedo. Sentiamo, la sua teoria sulla stiva? Io penso che Wong non fosse quello che sembrava e che questa barca fosse usata per qualcosa di diverso dalla pesca, il che offre spunti interessanti sull'omicidio. Droga! Quindi è droga! Ah, quindi il signore è coinvolto nella droga. Ogni volta che sento Quick Time mi vengono in mente i video di Acuto, pure a me. Vabbè, non sapevo fosse fatto così il gioco. Nel senso, con i filmati? Sì, è tutto con i filmati comunque. È un film interattivo. Che cos'è questa roba, raga? Oddio, è un sacchetto come si chiama, del cibo cinese. Ciao Francesco, vendeva pesce drogato. Ma potrebbe, oddio. No, ci sono delle, che cosa sono? Non, che tocco. È una busta della spazzatura gigante. Ora che ascolto meglio, perché la doppiatrice sembra la stessa di Grace? Perché probabilmente lo era, Va bene. No, non sembra fatto male perché effettivamente sembra carino, Quindi, che ho fatto? Ho trovato una busta della spazzatura. Va bene. Quindi la busta della spazzatura. Maronna, che paura però. Non mi deve. Maronna mia, ma che è? Oddio, sono dei pulpi. Sono dei pulpi essiccati. No, i pulpi essiccati no, che paura. Che schifo però, ma lui non pulisce. No, dai, ma che schifo, ma non. Raga, ma è una rana. No, non mi piacciono le rane nei cestini. Sono brutte le rane nei cestini. Sono terribili. Ma perché sta un rumore stranissimo adesso? Che paura. Allora, posso. Attenzione, una rana. Boh. Con scritto sopra Tarkam. Come Arkham, però con la T. Ci sono delle pillole. Si drogava. Credo. È un feto alieno. Ma è una rana. Scusami. Va bene, ok. Sputa il rospo. L'abbiamo sputato. A quanto pare l'ha sputato lui. Io sento qualcuno comunque che fa le cose. Posso andare ancora avanti? No. Posso chiederle a questa pure delle pasticche? Vedi, c'è della. Che cos'è il Tarakan? Cosa? Il Tarakan, che cos'è? Non lo so, perché? Ho trovato una cerata in cabina con la scritta Tarakan. Non so, forse è il nome della barca. No, no, questa barca si chiama Agrippa. Allora. C'è un altro mistero da aggiungere alla sua lista. Ciao, Stellar! Ok, però la signora non sa niente. Sapeva comunque. Che Wong assumeva analgesici rubati? Di che cosa sta parlando? Ho trovato dei flaconi di pillole nella cabina, senza etichette. Ovviamente refurtiva e in quantità industriale. Molto interessante. Questo dato aggiunge un tocco sordido a tutto il quadro, non è d'accordo? Allora, pensa ancora che sia stato ucciso per rapina. Senta, vediamo che cosa emerge dall'autopsia, se non le spiace. Salve, benvenuto, si accomodi, chi è? Ho finito! Adesso do un passaggio qui al signor Wong. Dia Truitt, che mi chiami quando ha finito? Ma parlatevi di persona. Va bene. È una cosa semplice, non ci metterà molto. Grazie. Vabbè, ho capito, ma non dovevano urlarsi, dai. Dobbiamo andare a fare ricerche in ufficio. Ok, si portano a. Sta tornando il capitano di porto. Ah.
Capitan Findus? È Capitan... Ma perché tutti i capitani di porto sono Capitan Findus? Raga, ma che è sto fatto? Ma buongiorno! Perché... Se avessi saputo che eravate in due, avrei portato un altro caffè. Fa niente, facciamo metà. L'agente Wilmore qui sta cercando di smettere. Gli potevo portare un decaffeinato. Ma scusami, stronza! Ma vai a cagare, lo voglio anch'io il caffè, dammi... Quanto... Beh, sì, con quanti frame, però me lo dici. Ma scusa, ma si beve il mio caffè! Bastarda! Mamma, lo scrivo bastarda! Ma scusami! Ma io non voglio! Ma lo volevo il caffè, ne avevo bisogno! Pochi, Katia, pochi frame. Sì, sono pochissimi. Parlo con lui? Da quanto conosceva Wong? Pochi anni. Aveva cominciato ad attraccare qui nel 94, all'inizio del 94. Ok. Sa se è successo qualcosa di insolito ieri sera? No, assolutamente. Era tutto tranquillo. Allora, non è... Perché questo primo film? Allora, non è vero, perché noi la sera prima siamo stati qui e abbiamo visto che è arrivata una macchina che si è caricata qualcosa nel cofano e poi è andata via. Nel cofano? Sì, credo che si chiami. Il signor Wong aveva qualche nemico? Io credo di no. Cioè, direi proprio di no, ma alla fin fine io non lo conoscevo bene. Sa se Wong si trovava in difficoltà finanziarie? No, non credo. Lui pagava sempre l'affitto con estrema puntualità. Sì, certo, però era un mariolo. Le cose erano dure per tutti ultimamente, e immagino anche per lui. Abbiamo scoperto che però era un mariolo. Di chi è quel magazzino? Shlistokalnikov Majestic Shipping. Ciao, Tony. Dell'Estremo Oriente. Può darmi il telefono? Se gusta con calma. Beh, dipende da quale numero vuole. Quelli hanno degli uffici a Hong Kong, in Cecenia. Quindi, quale vuole? Quello più importante. Non ti preoccupare, Malinka. No, che la gente non lavora così. Va bene, le farò avere tutte le informazioni che posso. Me le mandi via fax. Ma me le mandi via me? Ma basta con sto primo piano di pesce. Quanto sta diminuendo la quantità di pesce? Boh, è da un po' ormai. L'eccesso di pesca è la causa più probabile, ma la situazione è peggiorata negli ultimi due mesi. Molti dei pescatori più piccoli hanno dovuto smettere. Wong è quasi l'unico a tenere duro. Anzi, era. Era? È morto? Scusami. Però voglio capire, ma perché tutta questa storia sul pesce? In queste barche di norma dove si tiene il pesce? Di solito hanno quello che chiamano un pozzo nella stiva, dove l'acqua circola in continuazione sopra il pesce. Le barche migliori hanno addirittura delle celle frigorifere. Sa perché la barca di Wong non era attrezzata? Mm-hmm. No, io non penso avessi soldi per montare quelle celle frigorifere. Sono lavori da bacino di carenaggio. Comunque è molto strano, davvero, non lo so il perché. E dove lo mette il pesce, scusami? Cos'è il Tarakan? Una nave da trasporto oceanico. È bruciata in mare due mesi fa. Davvero? Secondo lei perché Wong aveva una cerata della Tarakan nella sua cabina? Ma non lo so. Non credo che lui li conoscesse. Era una nave russa. Potrebbe averla trovata in mare dopo. Ma io faccio i bastoncini che ne so. Ricordare qualcosa di quella storia. Sono morti tutti, vero? Già. Ma è il Titanic? Il relitto è ancora qui, se volete vederlo. Perché non andiamo a dare un'occhiata alla Tarakan? Ma sì, certo. È proprio qui vicino. Andiamo. Perfetto. Ah, ma è tipo la Costa Concordia, quindi sta ancora lì ferma, bloccata, non hanno fatto ancora i lavori. Sì, ma non andate senza di me! Ma aspettatemi, bastardi di me! Come faccio? Come tocco? Com'è che tocco? Cioè, se devo... Oddio santo, magazzino portuale, appartamento, ufficio in zona... Tarakan! Vado! Dio, che paura però! Siate. Comunque una lancia della guardia costiera ha visto il fuoco all'orizzonte e si è precipitata. Ma sono arrivati troppo tardi, l'equipaggio era carbonizzato. Quanti uomini c'erano a bordo? In totale 9. Hanno recuperato solo 4 corpi. Si presume che gli altri siano finiti in mare. Sa qual è la causa dell'incendio? Indeterminata. Non ne hanno idea. Guardate. Sembra che l'incendio si sia limitato all'esterno dello scafo. La cabina e gli interni non sembrano bruciati. È vero, e questo che vuol dire? Come hanno fatto a morire per un incendio del solo scafo? E soprattutto, perché soltanto lo scafo si è incendiato? Non chiedetelo a me. Mistero. Siete voi gli investigatori. Vi dispiace se vado? Ho tanti di quei moduli da riempire. Signore, sapete, no! Quando c'è di mezzo un morto, sono pratiche su pratiche. Certo, può andare. Lo dice con una leggerezza incredibile. Oh, niente. Beh, lieto della conoscenza. Vi mando quei numeri via fax. Va bene, ok. Perché una nave in mezzo al mare va a fuoco? Siamo rimasti soli, a quanto pare. Signorina! Va bene, ho capito. Anche meno, dai, sì, meno. Allora, vado...
Come salgo sul Tarkan? Sono qua? Sono arrivata? Mamma? Posso... Allora, due avanti, poi destra e dentro. Qui dentro. Ok. Perfetto. Ma perché mi dici avanti, avanti? Oddio. Madonna mia. Io devo cliccare nei posti più assurdi per capire le cose. Ci sono... Oh! Che cosa c'era in questo Tarkan? Spacciavano uccelli? Posso toccare per bene? Non abbiamo un piede di porco per aprire. Abbiamo soltanto una... Se usassi le prove per recuperare dei fatti... Provo? Lo chiamo provo. Ritorno. Proviamo a utilizzare il kit. No, scusami, ma scendi. Proviamo a utilizzare... Lo posso... No, non lo posso utilizzare, secondo me. No, non lo posso utilizzare. Vabbè, quindi abbiamo trovato questa roba. Ma lei è quella che crede agli alieni? E la tipa quella che non ci crede? No, sapete che non lo so. Io sono il coglione, credo, di turno. Vorrei dire soltanto questo. Scusami. Ricky, tutto a posto? Non ti drogare, a mamma, mannaggia la miseria. E va bene, ok. Vado a sinistra. E poi vado avanti. Oh no, c'è una cassa. Il piede di porco lo avevi nel magazzino? No, perché il piede di porco l'abbiamo usato quando abbiamo aperto la cassa e lui l'ha lasciato vicino alla cascetta. Madonna, troppo dramma per questa cosa. Cosa c'è dentro? Non vedo. Prendiamo la nostra torcia. Ah, adesso mi è tutto chiaro. È esattamente ciò che pensavo. Cos'è? Non vedo. No, era del bianco. Era del... della schiuma. Era schiumoso, tipo. Maronna, ma che è? Che sta cacciando? Una catenina? Non... Più o meno quella. E che ho preso? Ma che era? E raga, ma io non ho visto che ho preso. Scusa, ma non c'è nulla. Avete visto qualcosa? Cioè, almeno non è nessuno. Che ho tirato fuori? Vabbè, mi giro. E vado... No, mi giro, vado avanti. Madonna mia, però, che paura. C'è qualcosa qui? Addio. Madonna mia, comunque le guide sono scordinatissime. Sono veramente scordinatissime. C'è qualcosa che devo vedere qui? Mo avanti di qua o avanti di qua? Boh, apriamo questa porta. Vediamo un po' dove cacchio sto, ma io non lo so. Entriamo in questa porta, c'è un diario! Oh mio Dio! Non riesco a capire niente però. Cioè, ma perché non mi dà le prove? Raga, non so perché non mi dia le prove. Vabbè, ok. Devo uscire. Quindi usciamo di qua. Vado avanti e c'è qualche altra cosa che posso vedere. C'è qualche cosa... Oh, c'è un altro diario! Ah, ma è scritto in portoghese, aspetta. Però non me li fa toccare di nuovo. Fammi vedere. C'è anche un elastico. Però mi sembra che non ci sia nient'altro. È scritto però in linguaggi che non conosco. È in cirillico. Ok. Vado a destra ed esco fuori. Poi qui e qui. Ah, oh. Mo dove sono? Ma mamma? Sono al ponte? Credo di essere al ponte. Sto salendo le scale. Dove sto?
No, la musica non mi piace. Questa musica non mi piace. Madonna, sembra i misteri di Capri, però. Forse posso salire le scale? Cioè... Raga, voi che sapete i fatti, secondo voi questo è il ponte di comando? Prendo l'elastico e facciamo gli scherzi ai colleghi. Dovrebbe, sì, ok. No, perché io parlo con voi, perché voi siete intelligenti, io no. Io non lo so. Va bene. Quindi andiamo a toccare il ponte di comando. Se io fossi un ponte... Ugacchi, ero stomo, maronna, no, fatemi rientrare. Se io fossi un ponte... Oddio! C'è un... Cos'è questo coso? Dice che c'è un tavolo. Me lo dica se vede qualcosa. Ma tu sei una deficiente, ma vai a cacare! Ma sei un imbecille! Decretina! Qui le impronte sono già state rilevate. Ma se... Ma ah, por... sì, è vero. Probabilmente nel corso delle indagini sull'incendio. Ehi, questo è strano. Sembra che ci siano delle impronte digitali nuove sopra le vecchie. Qualcuno ci ha messo la mano sopra dopo che erano stati fatti i rilievi. Azza. O è colpa di un poliziotto imbranato o qui c'è stato qualcun altro. Allora, facciamole rilevare. Da dove caspita uscì? Ma che ne so, ma questa si teletrasporca. Allora, io le rilevo, posso rilevarle? Forse qui si rilevano? Salvo prima, perché tanto qua ci confiscano tutto come niente, quindi ho paurissima. Madonna, le porte che si aprono e chiudono, che dolore atroce. Tocco le prove. Fino adesso qui non ho avuto molta fortuna. Ok, sono arrivato io apposta, babies. Quindi? Non ho capito. Devo chiamare qualcuno? Probabilmente devo chiamare qualcuno. Chiamiamo lui. Chiamiamo John, perché mi dicono che devo chiamare John. Forse... Ah, John è quello lì che rilevava le impronte. John, sono Craig. Mi devi rilevare delle impronte. Lavoro sul campo, il mio preferito. Dove? A Camden, su un natante sequestrato. La nave si chiama Tarakan. Le impronte sono sovrapposte a delle altre che erano già state rilevate. Vedi? Adoro le sfide. Evidenziamele, poi ci penso io. Evidenziamele? E io non ho... Ho il kit per evidenziare? Ce l'ho un evidenziatore... Ah, ehi! Ma hai ragione, Mark! Madonna mia. E mo come faccio a capire? Qual è l'evidenziatore secondo voi? Cos'è le... Ah no, questi sono i libri. No raga, qui dentro ci sono le prove. Le prove che abbiamo preso. Ecco che cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato una palla in quella cassetta. Cerchi lo stabilo. Mi pare che l'indagine precedente non sia stata tanto accurata. Dovremmo ripassare tutto quanto al setaccio. Ho capito, sto prendendo le... Ho la sensazione che abbiamo trascurato qualcosa. Ma è scema? Scusa? Vabbè. Non lo voglio. No, non ti volevo dare le prove, cretina. Madonna questo mia. Questo è interessante. Ti parliamo un attimo che me... Direi che è cirillico. La polizia di Seattle ha una task force che indaga sui traffici dall'ex Unione Sovietica. Nell'organico c'è un interprete, lo faccio tradurre. Ok, le dico ok? Allora, però io non mi fido moltissimo di lei, vedi, se ti dispiace se lasciamo che se ne occupi il dipartimento, oppure me ne occuperò io della traduzione. Non lo so, mi fido. Immagino che parteciperai, le chiedo va bene, le dico va bene, immagino che parteciperai. Va bene, basta che me lo faccia vedere. Certo che glielo farò vedere. Va bene. Però è stato facile, credevo che avrebbe avuto qualcosa da ridire. Se la polizia di Seattle ha delle risorse, approfittiamone. È un atteggiamento encomiabile. Ma sa come si dice, l'unione fa la forza. Ok, mi sai parlare della palla? Guardi che questo. È stato enorme! Non ne ho idea. Ma stia un po' attento, no? Tranquilla. Ma questo è ha tutta l'aria di un ordigno esplosivo. Potrebbe essere abbastanza pesante. Senta, sarebbe meglio chiamare gli artificieri. Non esageriamo, ok?
Cosa diavolo sta facendo? È pazzo! Com'è nervosa? Ma lui è scemo! È vuota. Sì, ho capito, però pure lui... Ma conosco un tecnico che sarà felice di scoprirlo. Sì, ma tu non è che puoi piazzarle le palle addosso e dire guarda, questa potrebbe esplodere da un momento all'altro. I suoni sparati alla Blatterin. Che paura! T'ha dato dell'encomio. White Shadows. Venga con me, c'è una cosa di là. Ma... Scusa. Ma poi dove l'ha messa quella cosa? Dove guardi sei quelle infilata? Ombre chiare sulla parete. Lo so, raga. Già, hanno un'aria inquietante. Cosa saranno? Non ne ho idea. Mi ricorda una foto di Hiroshima che ho visto da piccola. E cioè? L'esplosione della bomba aveva lasciato le ombre delle persone sulle pareti. Non so perché. Me la ricordo appena, ero bambina quando ho visto quella fotografia. Però ricordo che mi spaventò da morire. Vabbè, terribile, sì. E quindi è esplosa una bomba. Madonna, che inquietudine però, veramente. Ci sono le impronte sono... Vabbè, no, non voglio. Signora, per favore, mi faccia compagnia. Dove è andata la signora? Maria! No, Marie, dove sei? Sei qui sopra? Madonna, Maria, ti prego, non lasciarmi solo. Oh, Madonna. Hey, detective, ha chiamato Truitt dall'ufficio del coroner. Ha finito l'autopsia di Wong e ha trovato delle sorprese. Dai, direi che si va all'ufficio del coroner. Sono veramente curiosa. Ah, quindi abbiamo fatto qui? Ma c'hanno tutto il teletrasporto. Come hanno fatto l'autopsia in 3 minuti, scusatemi? Come hanno fatto? Era Superman lui? Vabbè, e allora andiamo all'ufficio del coroner. Andiamo all'ufficio del coroner, che dolore. Andiamo a vedere. Chissà che sorpresa ha trovato. Avrà trovato un Kinder sorpresa. Allora, posso passare? Apro? Lui è l'agente Wilmore dell'FBI. Ha interrogato Wong ieri. Spero che le abbia detto quello che voleva sapere. Cosa ha trovato? Questa è indubbiamente una delle autopsie più strane che mi sia mai capitato di eseguire. Quest'uomo è morto per un colpo d'arma da fuoco sparatogli alla nuca, con un'arma di grosso calibro e a bruciapelo. Era tossicodipendente ed era ubriaco al momento della morte. Vabbè. Questo spiegherebbe perché non si è difeso. Ma se non l'avesse ucciso la pallottola o la droga, sarebbe comunque morto nel giro di qualche settimana. Ah, santo cielo. Ah. Perché? Aveva il corpo invaso da grosse masse tumorali. Mai visto niente del genere. E che cosa può avergliele provocate? Non ne ho idea. È la prima volta che vedo un essere umano così divorato dal cancro. Mizzica! Io come odio venire qui. Lo sa, anche io. E quindi devo farle le domande. Cosa significa speretea? Allora, speretea significa tipo fa... Così. Questo è lo speretea. Non so se è una roba che si dice soltanto dalle mie parti, oppure se è una roba comune. Qualcuno la sapeva il termine speretiare? Cioè dai, e basta sputare oggi! No, speretea, dai, speretea penso che si dice soltanto dalle mie parti, ma seriamente? Che bello, e te vai in giro con una palla di vita al trasporto di sostanze radioattive. È prevalentemente campano. Vabbè, ma seriamente, io pensavo speretea lo si dicesse da tutte le parti, pure dalle mie, e vedi? Cioè, io lo conosco il termine, ma son campano, ok? No, è perché... anche perché il concetto di pereta è campano. Ah, vabbè, sì, pereta sì, effettivamente. Ciao, cane, buon pomeriggio! E quindi, vabbè, speretere allora è una roba nostra. Vabbè, raga, speretiare significa che fa... è una scorreggia, va bene? Perché la pereta poi invece può essere sia una scorreggia che una ragazza che si vanta, diciamo, è un'esaltata, è una pereta dalle nostre parti, almeno si dice così, credo. Non lo so. Non so perché ho scritto pereta con la maiuscola, però quanto rispetto. Perché pereta può essere inteso anche come persona che fa la pereta, non fare la pereta, non fare l'esaltata. Credo sia questa, non lo so, no? Perché stiamo parlando di queste cose? Sono una streamer di fuorigrotta, altro che poliglotta. Guardo, oddio, buono il fegato. Me lo posso mangiare? Nel senso... Ah boh, chiedo che tipo di cancro? Che tipo di cancro aveva? Chiediamo.
Ecco un'altra cosa strana, li vede quelli? Sono tre tipi diversi di tumore. Non mi stupirei di trovargliene anche altri. Vabbè, ho capito. Il suo sistema endocrino e immunitario stesse dando i numeri. E come lo si può definire questo? Bizzarro? No, volevo dire, c'è una sindrome, qualche cosa che possa spiegarlo. No, non che io sappia almeno. Cioè, quindi lui aveva 12 tumori diversi? Non ho capito, ma io posso... attenzione. Quella è la pallottola? Sì, esatto. Vorrei farla analizzare. Non c'è problema, penso. Perché lei mi guarda sempre come se le stessi per... Non lo so. Come sa che era ubriaco? È più che altro un'intuizione. Ci sono piccole cose, il rilassamento vascolare, la dilatazione completa della pupilla, fenomeni riscontrati in casi di ubriachezza, ma l'analisi del sangue lo confermerà. Aspetta, ma io ho il volume al massimo, sì, ho il volume al massimo. Cosa può provocare un cancro del genere? Ho visto la tranquillità con me, è morto un signore. Ma non so immaginare cosa abbia scatenato una cosa simile. Un'esposizione massiccia a qualcosa di molto cancerogeno, direi. Oh no, raga, abbiamo la palla! Certe classi di prodotti chimici mutageni. Queste sono le sole cause che posso ipotizzare. La palla, raga, questa è la palla. Da quanto era malato? I tumori sono piuttosto imprevedibili. Per svilupparsi in questo modo di solito ci vuole molto tempo e con dei dolori spaventosi. Il che spiegherebbe forse il ricorso alla droga. Anche con la droga, uno stato del genere doveva essere quasi impossibile da ignorare. E la quantità di droga necessaria per lenire il dolore l'avrebbe ridotto a uno zombie. Non capisco. Ha visto niente di analogo di recente? Che magari chiediamo. No, ringraziando Dio. Ok, perfetto. Le posso chiedere della droga? Da quando era? Signora, lei si droga? È difficile dirlo. L'analisi del sangue e dei tessuti potrà aiutarci, ma sarà difficile stabilirlo. La presenza di quei tumori fa supporre che il soggetto soffrisse di dolori molto forti. La droga poteva essere assunta per sopportare. Quindi lui si drogava perché non voleva sentire dolore? Cioè, non è che si drogava per drogarsi, avvocato. Ecco, no alla droga, anche per il dolore. Mi raccomando, esperta di droga, dottore. Vabbè, dai, è un incendio in mare. Medico legale. La Tarakan, certo, me lo ricordo. Lei è il secondo agente dell'FBI che la menziona. Vabbè, signora, scusi, non la menziono più. Perché mi guarda? Cosa sta parlando? Veramente, per essere precisi, lei è il terzo agente dell'FBI. Erano due l'altro giorno, un uomo e una donna. Hanno fatto riesumare i corpi dell'equipaggio della Tarakan. La donna ha insistito per eseguire una seconda autopsia. Ma allora Smurbrand e Screlli sono passati di qua? Come si chiamavano? Mi dispiace. Dovrò andare a controllare. Ne sento tanti di nomi. Mulder e Scully, scommetto. Sì. Diana Scully e Wolf Mulder, esatto. Lei... Scully cosa ha trovato? Non ne ho idea. I corpi sono ancora qui se vuole vederli. E i risultati della sua prima autopsia? Morte per ustioni gravi. Sì, vogliamo vederli. No, dai, mi devo vedere pure gli ustionati. No, ho paura. No, sono brutti, sono bruciati. Non siete impressionabili, vero? Sì, signora. Posso... Come odio venire qui. Ancora lei che dice come odio venire qui, ma scusami. Ciao, Giovanna. Vi avverto, non sarà certo un bello spettacolo. Ho capito, ma che schifo. Da 2 mesi. Tutto bene? Sto a meraviglia, grazie. Vogliamo procedere, prego? Per favore. Ehi, ma questo rumore! Che paura. Capisco, cosa è successo? Credo che qualcuno abbia portato via i cadaveri della Tarakan. Voi restate qui, io devo andare in fondo alla faccenda. Appena so qualcosa vi avverto. Ma chi è quel mula che batte la porta? Ma scusa. L'ho fatto in tempo! In che cosa diavolo ci siamo imbattuti? Si sono fottuti pulle a Roma? Ma scusami, che cosa stanno sbattendo? Ma cosa sbattono? Ma che male! Ho perso l'udito! Aiuto! Amici, non dipende da me, io ho messo i suoni al minimo. Ho alcune teorie. Io ho delle ipotesi. Dunque... Vediamo delle ipotesi. Oh mio Dio. Chi è? Forse so che sta succedendo. No. Spero di sbagliare. E dici? Avevano merce di contrabbando, è chiaro. Wong e l'equipaggio della Tarakan lavoravano per le stesse persone. Questo spiegherebbe la cerata e l'assenza di attrezzi da pesca.
Quindi lavoravano per la stessa agente. Tu hai interrogato Wong e l'hanno ucciso credendo che avesse parlato. I tuoi due agenti hanno fatto riesumare i corpi della Tarakan e sia loro che i cadaveri sono spariti. Ci siamo imbattuti in una rete di contrabbandieri che facevano arrivare negli Stati Uniti materiale radioattivo oppure armi chimiche e batteriologiche provenienti dall'ex Unione Sovietica. Questo spiega l'incendio sulla Tarakan, il cancro di Wong, perché è stato ucciso e cosa è capitato ai tuoi due colleghi. Stavano scoprendo la verità. Vabbè, risolto il caso, lei è bravissima. Per farlo non teme di sparare a degli agenti federali. Se noi dobbiamo lavorare insieme. Dobbiamo fermarli. Se ho ragione, rischiano di morire migliaia di persone. Fra noi dovrà esserci la più completa collaborazione. Va bene. Hai appena trovato un nuovo partner. Che culo! Ma... ma ha fatto tutto lei! Ma non lo so. Lei non è più brava, ha solo bevuto il caffè. Noi infatti non siamo ancora capaci di ragionare. Ma gli regaliamo il distintivo, per favore. Ma sì, ma fai tu a sto punto. Fai tutto tu. Fai tutto tu, fai prima. Ciao Giaidano! Io riscrivo e vado avanti. Madonna, i dolori. Lei è partita comunque, ha risolto il caso, raga. Non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno? Non abbiamo bisogno. Vabbè, andiamo. Pronto? Chi è? Andiamo al laboratorio. Hai appena trovato un nuovo partner. Ma io non ti voglio, scusami, nella mia vita. Parliamo con questo che sta leggendo i giornaletti È porno. così che si lavora, eh? L'espressione pausa Brava, pranzo non ti dice niente? Sì, pausa pranzo, ma è Sembra notte. pessimo oggi. Che cosa vuoi? È Notizie da notte. Gloria? No, niente, sta sempre da sua Poste. madre. Hai risolto con l'audio, ho Vabbè risolto che con mi paghi l'audio. 2 dollari. Lo sapevi che sono cresciuto a Cleveland? No, a Cleveland, davvero. Certo. Che palle, ma io E non è da che gli possiamo bambino l'ho chiedere sempre i sempre soldi a considerata un questi. inferno. Hai idea di quanto fa freddo adesso a Cleveland? Fa freddo. Molto freddo. Oggi fa molto freddo a Cleveland. Ma non abbastanza. Ma che cos'era questo scambio di opinioni Lavoro sul interessante. dollaro? Sì, sto lavorando su un furto d'arte, roba tosta. Acqua in bocca, però. Oh, ho capito. I fumetti sono per aggiornarti. Ma smettete di Ah, sfottervi! un altro regalino. Adoro le pallottole. Semplici, toste, silenziose, un po' come te, Mr. Whitmore. Eppure, nelle mani giuste, sanno diventare molto loquaci. Vuoi che la metta a confronto con l'altra pallottola? Ma Astuto come sempre. Troppo buono, mi metto al lavoro. stanno flirtando? O sono io che ho la mente malata? Accidenti. Ti evito sta palla Questa di... cos'è? Una bomba? Non lo so, non credo. E poi devi dirmelo tu, sei tu lo specialista. Quando I si tuoi balla? desideri sono ordini. Va bene, i miei desideri sono ordini, Hai rilevato parliamo. le impronte? Sono appena arrivate, padrone. Devo ancora lavorarci su. E poi dicono che i fumetti non fanno male al cervello. Facciamo che questa non l'ha sentita nessuno, va bene? Facciamo che questa non l'ha sentita nessuno e andiamo avanti. Lo so, ragazzi, non è colpa mia. Gli anni 90. Gli anni 90. Ah, che anni. Pronto? Chi è? Che anni, gli anni 90. Va bene, andiamo avanti. CD4 addirittura, già, ma così, senza nemmeno portarmi a cena. Va bene, andiamo di CD4 allora. Andiamo nel nostro appartamento. Mannaggia. Vabbè, io salvo prima di tutto. Sì, padrone. Chiamiamo così. Salviamo e andiamo indietro. Torniamo a casa. Maronna mia! Che male al cuore proprio, no? Allora, qui abbiamo visto già tutto. Scusatemi, non lo volevo fare. Vi giuro, non era la mia intenzione. Ho visto una cosa che potevo toccare e l'ho toccata. Non pensavo che partisse in quarta. Perdonatemi. Non volevo! No, non voglio connettermi, esci da questo posto. Come esco da qui? Ma, ok. Madonna mia, che paura. Ogni volta l'ansia. Ciao, sono io. Mi hai detto di chiamare per farti sapere che eravamo arrivate. Siamo arrivate, contento? Buona Ah, è pasta. l'ex moglie.
Ciao, sono io. Ho rilevato le impronte che hai chiesto. È stato uno spasso, te lo devo dire. Non sono riuscito a trovare nessuna corrispondenza. Ho cercato in tutti i database a cui ho potuto accedere. Dovresti cercare di farmi avere accesso al database EBA, a quello dell'antiterrorismo e a quello degli ex presidenti. Forse ne caveremo qualcosa. Mai più. Mando il file alla tua email in formato standard. Ci sentiamo. Qual è il formato standard? Scusatemi. Allora, mi ha mandato il file per email. Mia moglie è arrivata con la bambina, prima di tutto. L'ex moglie, avvocato, perché stiamo facendo le pratiche per il divorzio qua. È un casino, mannaggia, non si faccia raccontare perché è un casino. Però poi mi ha chiamato il signore che stava analizzando le impronte e ha detto che le ha cioè ha capito che non corrispondono con niente. Formato scritto. Allora, intanto mettiamo Shiloh. Maronna santissima! Email. Quale sarà? John Emis. L'impronta digitale sovrapposta trovata sulla nave Tarakan è stata rilevata e fotografata. Avevi ragione. È stata sopra le impronte esistenti rilevate durante l'indagine iniziale seguita sulla scena del delitto. Non è stata riscontrata alcuna corrispondenza con le impronte dei database da me consultati. Ti consiglio di provare a confrontarla con tutti i database ai quali hai accesso. Le altre prove sono in corso di valutazione. Ti contatterò al termine della valutazione. Ok, abbiamo un... E io come devo fare? Cerchiamo. Allora, nessun cittadinanza. FBI... Lo sapevo, amici, l'avevo detto che questo puzzava, il tizio che sta con noi in ufficio, è lui, sono lui, lo sapevo, questo cicciula, cincuccia, no, lo sapevo, mo che faccio quindi, Non so che cosa devo fare. Lo devo andare a picchiare? Non ha la residenza costui, è delinquente. No, che non è delinquente. Paura! Salvo tutto. Bussano sul serio. Chi è? Dov'è la porta di casa? Ma che stai facendo? No, bello, che cosa stai facendo tu? Dovevi tenermi informato sul tuo caso e sono stato informato? No, sono stato tenuto totalmente all'oscuro. Sai qual è la politica? Avere sempre una copertura. Se ti succedeva qualcosa, che fine avrebbe fatto l'indagine, eh? Ci sono in gioco le vite di due agenti federali. Pensa a questo invece che a fare... Ma il flusso di coscienza! Ma stai zitto, sono indignato. Sai perché non ti ho tenuto informato? Sì. Stavo lavorando come un matto sul campo, provaci anche tu. Cesso! Questa è cattiva. Ah, scusami, non so che cosa mi prende, ho i nervi a fior di pelle. Sono stato seguito da due tizi su una berlina. Non so chi siano, non so per chi lavorino, ma sicuramente sono governativi. Io credo che Mulder e Scully si siano imbattuti in qualche giro di corruzione che arriva a coinvolgere anche l'FBI. Sì, ma noi sappiamo che lui è cattivo. Ragazzi, non gli posso sparare, scusami, lo arresto. Abbiamo le manette. Non ci sono molti elementi a sostegno. Questo cambio di emozioni in un secondo. Ma a questo punto è una questione di opinioni. Va bene, allora aggiornami. Claudio, aiuto. Mentigli, digli tutto, digli quello che vuole sentire. Oh no, raga, che faccio? Che fa? Allora, non gli dico tutto. Quindi o mentigli o digli quello che vuole sentire. Quale delle due? Sparagli. Mentiamo? Ma noi siamo dei pirla, però non siamo bravissimi a mentire. Guarda, sono a zero. Non so dove sto sbagliando, ma non ho tracce, niente che abbia senso. Provo. Questo è un bel guaio. Cosa pensa Skinner? Non lo so, non ci ho parlato. Se mi tieni informato, farò quello che posso per aiutarti. Sono stato occupato in questi giorni. Certo, ma ti posso aiutare. Se sei bloccato come dici, anche un piccolo dettaglio può aprire una prospettiva. Non te lo voglio dare il dettaglio. Ciao, Luchetto!
No, raga, no, 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 mannaggia, questo vuole le cose. No, no, vuole parlare delle... Ah, gli posso parlare delle impronte? Ma posso andarmene via? Scusami. Posso andarmene via e basta? Me ne vado? Cioè, scusami, me ne vado? Ciao? Va... Ah, non posso andare, forse? Proviamo ad andare al... tipo, che ne so, da qualche parte. Non posso andare. Facciamogli l'inganno della cadrega. Ciao, May! Tutto bene? Dobbiamo parlare con questo stronzo. Allora, raga, glielo dobbiamo dire. C'erano le tue impronte digitali sulla Tarakan. Dove? Sulla Tarakan. È il nome di una nave. Lo so che cos'è, ma che stai dicendo? Vorrei capire come mai sono state rilevate le tue... impronte su una nave che ha a che fare con 10 morti, 2 scomparsi e che non dovresti neanche aver sentito nominare. Ecco. Vedi, sono stato chiamato per indagare su quell'incendio 2 mesi fa. Non ho trovato niente. E no! Ci ho speso un paio d'ore e punto e basta. Perché non ne so niente? Non lo so, magari eri al cesso. Scusami? Senti, non te ne ho parlato perché era una cosa di routine. Ho fatto il rapporto a Shanks e fine della storia. Va bene, posso aver lasciato le impronte, ma non ho fatto niente di male. Ho le impronte dopo. Forse è per questo che mi hanno scritto. Ho ipotizzato che fosse una nave contrabbandiera. Sul rapporto l'ho scritto. Se hanno letto il mio rapporto... Eh no, raga, perché le impronte le ha messe sopra dopo. Che così la cosa abbia senso. Che siamo arrivati noi. Un'organizzazione di contrabbandieri che paga personale federale, forse anche agenti dell'FBI, non solo per non vedere, ma perché forniscano aiuto e assistenza. Compreso il pedinamento di agenti che si avvicinano un po' troppo alla verità. E non c'è modo di sapere quanti in alto sono arrivati. Dunque, senti. Questo è corrottissimo, comunque. Non possiamo correre rischi. Tu tienimi aggiornato, sempre. E non parlare con nessun altro tranne me finché non scopriamo che cosa sta succedendo. Sì, sì, no, non parlo con nessuno. Ora vado, prima che trovino la mia macchina. Ok, vai. Metto di guardia. Al magazzino? Sì. Fa attenzione. Ma perché gli dice tutto? Ciao, Parmi! Ma perché gli diciamo tu? Ma perché siamo così deficienti noi? Cioè, ma noi potevamo essere dei tizi intelligenti e invece sembriamo i fratelli del cacchio. Come al solito, fratelli del biscotto. Va bene, potevamo essere delle persone sagge e invece gli diciamo tutto. Mo fra poco gli diamo pure le chiavi di casa. Andiamo al magazzino. Che vedevo di... Mannaggia la miseria. Ma io non lo so. C'è un camion. Che cos'è questo camion? C'è qualcosa qui? Posso accendere? Oh no! Perché ho messo in moto, chiudi! Ma che fa? Ehi! Chi pro? Ma! Verrai al Fanta Expo? Parli di quello di Salerno? Sì, potrei postarci qui lì, perché comunque è relativamente... Ma così, debotto senza senso, ma che paura! Che cacchio di paura? Siamo scemi! Cosa devo fare? Entro... Perché dice... Destra... Destra cassetto. Qual è il cassetto, raga? Vedete un cassetto? Esco. Preso un foglio. Quello di Salerno, sì, allora sì, tranquillamente ci posso andare. No, schieppe! Schieppe via! Nasconditi, Giuliano! Madonna santissima. Vabbè, salvo sul fratello del biscotto. No, salvo sul fai tutto tu. Che non si sa mai. Ok. Mamma mia. Certo, ci sono altri del Salernitano qui. Non lo so, io ero del Salernitano prima. Adesso non sono più del Salernitano però. E devo andare da qualche altra parte. Abbiamo visto che c'è questo. Ho capito. Voglio controllare l'email.
Account temporaneo. Aspetta, che cosa è successo qui? Sergente Wilmore, ecco i numeri di telefono delle spedizioni Majestic. Buona fortuna per l'indagine. Li ho indicato anche i prefissi internazionali. Mi faccio sapere se ha bisogno di qualcos'altro. Di Don Zirlin. Questa account email temporanea è stato fornito dalla Speakeasy Lounge, il principale provider di Seattle che noleggia accessi temporanei di internet. Punto esclamativo NordVPN. Ma che è? Uno spot? Ma che è successo? Scusa, sì, l'audio aggiustato. Chi ha bisogno di American Online? Ora chiunque può mandare email con ads. Ma non lo so, lo spottino non me lo aspettavo, scusatemi. Vabbè, e quindi me ne vado, posso andare via? Ads. Izzy, chi è? Pronto? Va bene, torniamo a casa. Raga, che giornatona. È stata una giornata molto lunga e voglio tornare a casa. Sì, ho capito, però sbatti meno le porte, dannazione. Cioè, non è possibile che tu ogni... Scusami? Non è possibile che tu ogni volta stai sempre... No, ma io non voglio i vestiti. Ma lasciami i vestiti, voglio dormire. Fammi andare a dormire. No, dai, non posso ogni volta. Perché tutti quanti sanno dove abito? Sì, ciao, Philip. Chi è? Ciao, ho delle novità. Buongiorno. Ma è tu bussi così? Stanotte ho lavorato. Tu che cos'hai? Stanotte ho lavorato. Io ho dormito. Ma che ora è? Quasi mezzogiorno. Novità, c'è una persona bruciata. Le ustioni sembrano simili a quelle riportate dall'equipaggio della Tarkan. Ma... Ho qui la cassetta. Funziona il videoregistratore? Ma non appoggia sulle 000. Complimenti, mi piace un uomo che non teme la tecnologia. Ma la ragazza è tutta a posto, signora? Ma mi hai fatto un pippone enorme! Ma io mi sono appena svegliato! Fammi prendere un caffè! Fammi fare colazione! Cioè, scusami! E arriva, madonna mia, è esattamente il classico tipo di persona che io la mattina non riesco a sentire. Cioè, io mi sono appena alzato, ho appena aperto gli occhi, tu a parte il fatto che mi hai bussato, manco mia mamma bussava così, e entri in casa, irrompi in casa, mi fai un pippone di 5 minuti e mi metti le cassette e aspetti che io ti dica le cose intelligenti. Ma che vuoi? Che vuoi? Torniamo a noi. Madonna! Poi è entrata sorridente. C'è una persona bruciata. Va bene. E non funziona la televisione, eh? Come sai delle ustioni dell'equipaggio? Parlo. Ho avuto il rapporto ufficiale dell'autopsia. Ce l'ho qui se vuoi leggerlo. Dammelo. Chi è la vittima? Niente, uno sconosciuto, un autista della ditta Gordon Trasporti di Charno. Inizio a parlare alle 11, sasso io uguale, cioè io mi sveglio anche relativamente presto, di solito, adesso no, però di solito mi sveglio anche relativamente presto, però tipo se non passano 3 ore e mezza non parlo con nessuno, non mi devi parlare la mattina, non mi devi parlare, vabbè, la cassetta di Delinco lo scopriremo tra poco. Dalla telecamera della stazione di servizio, non è una gran ripresa ma fa vedere la... cosa? Scusami? Quale cosa? Lo vedrai. Oddio, ma veramente la cassetta di The Ring, raga? A che ora è successo? Alle 6:17 di stamattina. Falla partire, Marisa. Ah, oh, eccolo. Ok. Questo è il... Forse motel. È l'auto noleggiata da Mulder. Il modello motel. È lo stesso. Ok, arriva un... Quello sembra Mulder. Lo hai conosciuto? No, ho visto le foto. Secondo me è quella. Quell'uomo era al magazzino ieri sera. Il camion è diverso, ma la ditta è la stessa, Gordon Trasporti. Di Charno, Washington. Gordon Trasporti. Ma il flash? Allora, che cosa ne dici? Ma che diavolo era? Questo non lo so, ma le sue ferite sono identiche a quelle dei morti della Tarkan. E le apparecchiature elettriche del distributore hanno smesso di funzionare. Tu che cosa credi che sia? Quindi è esploso tutto. Un'arma di qualche tipo. Sembrava che la luce venisse fuori dal corpo di quell'uomo. È vero. Aliens. Che è il memino.
sembrava che la luce... Sembrava che quella luce uscisse dal suo corpo. Già, è vero. Allora, che elementi abbiamo? Un fax. Direi che ti è arrivato un fax. Voglio passare da Truitt, il corpo Brava. Si trova lì da lei. Voglio vedere che cosa è riuscita a scoprire. Grande acume, ho fatto signora. Tradurre quel documento in cirillico. Stai a sentire, era un libro paga. Indovina chi c'era fra i nomi dell'elenco? Wong. Gli avevano dato almeno $30,000 negli ultimi 2 mesi. Sono convinta che chi lo pagava sia coinvolto nell'omicidio. L'hanno ucciso perché l'ha interrogato. Hai segnato la sua fine. Ho affidato il caso alla nostra task force. E quindi tu non sei più con me? Non ho capito. Ciao, dolcissima. E mo questa che cos'è? Aspetta. Registro russo, numero di controllo, diario di bordo. Ah, questa è praticamente tutta la roba che hanno tradotto dal cirillico. Va bene. Dobbiamo concentrarci su Mulder e Scully. Dove sono finiti? Tutte queste stramberie di luci e corpi carbonizzati ci stanno portando... Questa è fatto squadra di ricerca da massimo. Non sono d'accordo. Se riusciamo finalmente a capire qualcosa, possiamo ritrovare i tuoi colleghi. Non è catcalling, ma questo è quello là di come si chiama, di Breaking Bad. Uomo con capelli a spazzola. Ma dove glieli vedi i capelli a spazzola? Scusami, questo è pelato. Raga, ma scusate, ma aspetta, io sto vedendo piccolo, ma non è pelato. Ma dove li vedi i capelli a spazzola? Scusami. Non ho una spazzola, ma nel senso che c'hai i capelli su una spazzola, perché se li ha tirati via. È tipo un film interattivo. Sì, è un film interattivo su X-Files. È un caso in cui praticamente i protagonisti di X-Files sono spariti e noi dobbiamo capire come mai quelli che rimanevano sono nella spazio. Chi avrà voluto da Mulder quel tizio di Charno, se fosse Mulder? Non lo so, ma comunque non credo che fossero amici. Chiedo. Ma chi era? Ha 3 capelli. Non è stato identificato, era sfigurato dalle ustioni. Non potrebbe identificarlo qualcuno della Gordon Trasporti? Non rispondono al telefono e sembra che non ci sia nessuno nella loro sede. Ci ha mandato lo sceriffo della contea di Duval senza esito. Ok, parliamo... Cosa c'entra la Tarakan in questa storia? Evidentemente erano coinvolti nel contrabbando e quindi o hanno scatenato l'incendio pasticciando con il plutonio oppure Ciao, Angelo. Qualcuno li ha fatti fuori. Ok. Dunque, cosa c'entra la Gordon Trasporti? Vuoi dire per quale motivo c'era un loro camion sia lì che al magazzino? Sì. Saranno implicati anche loro? Dov'è il camion? È completamente vuoto, la scientifica... Ma non so come mi chiamo! Che regalo una sabba dolcissima! E la fa tornare nel fantastico mondo dei Pepsom! Ma grazie mille! Grazie mille! Scusi, oggi sto facendo così con tutti, quindi... Grazie, che schifo! Madonna, questo microfono puzza di saliva, che schifo! Grazie davvero! Caterina, che è successo? Perché sempre la faccia di una che ha mangiato un limone? Perché magari l'ha mangiato sul serio. Andiamo a prendere il fax. Laboratorio criminale del King County. Agente speciale Craig Wilmore. Oggetto evidenza, contenuti di piombo. Gli indizi qui sopra indicati sono stati esaminati nel nostro laboratorio e ne sono state ricavate le seguenti conclusioni. Aspetta, qualcuno è concluso. Questo contenitore di piombo industriale. Sabri! Semplice e buono questo microfono. Salve, benvenuto, si accomodi. Buon giovedì. Perché sono convinta che oggi sia martedì, non lo so. Buon giovedì anche a lei. Piombo industriale, manifattura indeterminata. Apparentemente utilizzato per il trasporto di pericolosi materiali nucleari. Livelli radioattivi residui nella parte interna del contenitore. Si è determinato che la radiazione è pericolosa per gli esseri umani in caso di esposizione. Ah! Abbiamo la polvere radioattiva. È una giornata da martedì. Non far ricominciare la settimana, non lo so. Livelli di radiazione pericolosa. E tu l'hai messo nei pantaloni e pure aperto per gioco. E l'abbiamo pure toccato a mani nude, fra l'altro. Cioè, vorrei dire. Ma scusami, questa forse il contenitore era la palla, probabilmente. Credo che questa sia la palla, raga. Questa voce sarà tenuta per 48 ore al laboratorio criminale prima di essere rispedita al controllo. Va bene, ok. Vabbè, sì, ho capito. Va bene, ho preso il fax. Glielo devo passare a lei, magari. Tiè, vedi su sto fax. Magari condividiamo le informazioni. Perché lui la guarda sempre come un ecco pesce? Ecco una spiegazione. Contrabbandavano plutonio.
Dobbiamo fermare questo traffico, o sarà la fine del mondo. Avvocato, andiamo, la fine muoviamo, del mondo. Ci sprechiamo una giornata. E dov'è che andiamo? Ma io devo fare colazione. All'ufficio del coroner a prendere il risultato dell'autopsia sul corpo della vittima. Sì, ma io devo fare colazione. Posso farmi una doccia prima? Prima posso farmi una doccia. Basta che fai in fretta. Potrebbe servirmi una mano. Allora chiama quel tuo amico del dipartimento. Dicono che Cook è bravo a insaponare la schiena. Vabbè. Ok, va bene. Ok. Andiamo via. Andiamo avanti. Andiamo all'ufficio del coroner. Possiamo andare anche a Charna. Però dobbiamo andare prima all'ufficio del coroner. Perché sennò mic drop. Attenzione. Oh no, è bruciato. Come odio venire qui. Ancora, basta ripeterlo, signora, ho capito. Dire, quest'uomo non è morto in seguito a normali ustioni. Sembra che sia stato esposto a un livello di radiazioni pari a quello di Hiroshima. Madonna. No, raga, lo devo guardare. Lo guardate voi al posto mio. Com'è? Com'è? È bello? Ciao Alex, buon pomeriggio. Ciao Asio. Ci prova palesemente, sì, lo so. Com'è? Bello, bello? Posso chiudere? Sorridente? È interessante, lo posso toccare? Vedete se c'è qualcosa? Non mi piacciono le cose, gli uomini bruciati. Non so perché ho questo... Posso vedere un uomo squartato, ma non un uomo bruciato. Mi inquieta. Non posso fare niente? Prova a toccare la testa. Aspetta. Dov'è la testa? Qui? Questa forse è la testa. Toccato? Ho fatto qualcosa? No? C'è scritto il codice fiscale sul petto. Lui radioattivo e loro tocca la mano in uma. Ma fammi mettere due mani in faccia. Ci sarà qualcosa qui. Ci sono delle pinze. Molto sospetto. Perché pensa che... alle radiazioni? Beh, sia chiaro che non ne so molto. Ma okay. Quest'uomo è bruciato dalla testa ai piedi. Letteralmente. Un incendio non ti riduce così. In secondo luogo gli ho tagliato via i vestiti ed erano quasi intatti. Vede questa? È l'impronta della scritta stampata sulla maglietta. È una cosa provocata dai raggi termici. Effetti simili sono stati osservati a Hiroshima. I disegni del kimono impressi sulla pelle di chi lo portava o le silhouette degli oggetti stampate in permanenza sulle pareti. Madonna mia. E vabbè, ho capito, gli è esplosa una bomba nucleare in faccia. C'è una somiglianza fra questo caso e le vittime della Tarakan? Gli effetti sono praticamente identici. Non l'avevamo capito con quelli della Tarakan. Ma non è un mistero, ma non sono alieni. Si tratta di un fenomeno decisamente insolito. A volte non vediamo lo straordinario anche se lo abbiamo davanti agli occhi perché non ce lo aspettiamo. Nessun indizio sui corpi scomparsi? No. Chiunque sia stato era in gabba. Ha portato via i morti della Tarakan. Un incendio mica ti brucia, ti idrata, sì. Se materiale radioattivo non schermato può produrre simili ustioni. Non credo, ma non sono un'esperta in materia. L'aver maneggiato incautamente materiale radioattivo potrebbe spiegare i tumori del signor. Fai la domanda alla signorina del perché delle tronchesi da giardinaggio. Spiega soltanto un'esplosione. Vabbè, quindi non le posso chiedere più niente. Che ne pensi, Marianna? Posso guardare lui? Wow. Guardiamolo dentro. No, signora, basta. Non voglio parlare con lei. La smetta. Posso guardare il computer? Lo accendo. Chiamo al telefono. Posso toccare il laboratorio? Oh no, è vuota. Vabbè, è tutto vuoto qui. Perché giustamente non c'è nessuno. Ci hanno rubato i cadaveri. Posso guardare altre cose? Attenzione. No, non si capisce niente. Vabbè. Quindi niente. Ma c'è un lucchetto. Attenzione. Fermi. Potrei magari aprire con la chiave aperta che apre tutto. Vedi se è aperto in fuoco. Ma allora, ho la chiave universale? No, non mi fa aprire. Che tristezza la vita. Vabbè, allora usciamo. Andiamo a Charno. A trasporti Gordon. Va. Che pa... Non si preoccupano della sicurezza, a quanto pare. Già, e con tutto questo ben di Dio... Se gli spari, è lo stesso camion restare. Del magazzino. Direi che siamo nel posto giusto. Ma perché? Ma lei per forza me la devo portare presto? Sembra Sarno.
Vado avanti. Oh, ma dove stanno camminando? Sulla sabbia? Signora? Apro la porta. Apro la porta. Arrivo? Va bene, apro la porta. Ma poi di notte? Ma sì! Ma che sono un board? Ma va bene. Scarichimo non avrà. Luke! Salve, benvenuto, si accomodi! Ehi! Salve, benvenuto, si accomodi! Apro. Di notte perché noi siamo degli indagatori. Noi dobbiamo fare le cose di sera, quando nessuno ci guarda. Raga, dove devo andare? Aiuto. Vado a... c'è una pala! E ci sono dei pinze! Ho preso le pinze, amici. Prendo anche la pala. Credo, va bene. C'è altro qui. Oddio, c'è un quaderno! Di notte noi dormiamo. No, di notte noi indaghiamo. Che paura! Tutto bene? Sì, tranquilla. Ho trovato quello che cercavamo. Che cos'è? Guarda qui. È una nota di carico col dettaglio del numero di consegne effettuate da quel magazzino sul porto alla strada 1121 nella contea di Fenty, stato di Washington. Comincio finalmente a capire qualcosa. Questa gita non è stata inutile. Già, andiamocene. Sì. Scusa, Gaetano, ma che cacchio, il volume a 1000, il tizio che mi fa con gli occhi. Ma poi loro sono stati attaccati, scusa. Ma non... Siamo chiusi de. Luke, comunque salve. Si accomodi pure, grazie mille. Ma siamo scemi questo volume. Ma quello è il volume che mi fa paura. Non è il tizio che è arrivato. Siamo chiusi de. Quindi che devo fare? Posso... Oh mio Dio, c'è una bomba qui. Dobbiamo andarcene subito. Ehi, no, dai! Aia! La bomba! Bomba! Sensual, un movimento sensuale! Ma chi è questo? Ma che acqua era? Ma scusami. Ma che escalation, scusami. Non avevo capito, non lo scuso. Che paura. Dio santo, non fuori che stavo aspettando l'esplosione per accendere la sigaretta. Oddio, perché ogni volta che entro esplode qualcuno? Vedi? È colpa tua. Ciao, Tabas. Vabbè, allora riprovo. Oh no, c'è una bomba. Oh mio Dio. C'è una bomba qui. Dobbiamo andarcene subito. E quindi... ci sarà qualcosa che posso utilizzare la pala? Ci sono delle signorine sul frigo. Raga, io non so dove andare. Vi giuro. C'è qualcosa qua. C'è una... apri la finestra. Io non vedo niente. Le finestre sono collegate alla bomba. E quindi non si possono aprire. No, niente finestra. Maro, aiutami, Maria! Non tocco più quel coso. Taglia tutto! Taglia tutto! Ma che significa che tu lo prendi a palate? Ma scusa, devi uscire, hai una palla, ma fai leva!
Fai leva e premi forte. Non è che fai sbang, sbang, sbang. Che cosa vuoi aprire? Una grata? Ma dai. Quanto difficile, quanto difficile. Non lo so. Raga, non lo so. Oh no, c'è una bomba. C'è un qualcosa qui? Forse da qui? Ma devi andare a fare in culo! Va bene? Scusatemi, però devi andare a fare in culo! Vaffanculo! Mi levo tutto! Andata? Scemo di nuovo. In casi come questi vorrei riprendere a fumare. Tutto bene? Ma sì, dai. Le esperienze le trovo tonificanti. Vuoi che guidi io, immagino. Sarebbe un gesto molto carino. Non ero mai scampato a una bomba. A me capita tutti i giorni. Ma con quale tranquillità lo dicono? Fermi, possiamo. Raga, la butto. Sarebbe meglio che tu non lo facessi. Mannaggia, insomma, non è che non mi farebbe piacere, non fraintendermi, ma vedi, forse è il caso di aspettare che l'indagine sia chiusa prima di metterci a inquinare le prove. Uè, attenzione, però non ha detto di no. Non ha detto di no. Fermi. Non ha detto di no. Quindi. C'è qualcosa, c'è un intrallazzo, lei ce lo vuole, si vede, ce lo vuole tantissimo, va bene? Ma quindi lei è una prova, magari io sono una prova, non lo sappiamo, potrei essere infetto. Aspettiamo un altro po', però possiamo, è per la tensione, però dai, sarebbe stato il momento migliore, siamo appena scampati a un'esplosione di una bomba, limoniamo durissimo, cioè aveva senso per me aveva senso. Per me aveva senso, va bene, capisco, va bene. Io ho un provolone, ma lei, scusami. Strana metafora, l'inquinamento di prove, ma è ok. Ci piace. E, vabbè, e quindi le parlo, dov'è? Parliamole. Chi era quell'individuo? Era incredibilmente forte. Ho avuto anch'io questa impressione. Sarà un culturista? C'era qualcosa di strano nei suoi occhi. L'hai visto anche tu? No, sì, aveva gli occhi da salamandra. La stanza per notare i dettagli. Sembrava che non fosse normale. Sì, sembrava una salamandra, tipo. Era come se fosse controllato da qualcosa. I poteri forti, mo il 5G non ce lo dicono. La bomba era una trappola. Forse doveva proteggere qualcosa nell'ufficio. Che cosa? Le informazioni del libro mastro. Magari la destinazione delle consigli. I rettiliani. Qualunque cosa fosse, è difficile da leggere ormai. Credo che abbiano messo la bomba per intrappolare e uccidere qualcuno. La bomba era una trappola, forse doveva proteggere qualcosa. Sì, no, basta, no, fermo. Non va, naggia miseria. Del libro mastro. Pensavo fosse un turbante, come si chiama? Un binocolo. Ormai. Credo che abbiano messo la bomba per intrappolare e uccidere qualcuno. C'è un gomblodo? Ora sappiamo perché il cancello era aperto. Non era perché questo è un paese molto tranquillo? No, era aperto perché qualcuno potesse entrare, signora, e innescare la bomba. Già, ma era preparata per noi o per quel tizio? Credo allora, per di chi noi. Sarà questo posto? Ovvio, di quei mafiosi russi. Ce ne vogliamo andare, io non vedo l'ora. Sì. Guidi tu, vero? Certo. Va bene, guido io. Ma lei com'è sgusciata dentro? Scusami. Ragazzi, provo. La porto da me. Magari viene con me. No, dai, siamo soli, ma che tristezza, siamo soli, ma non le abbiamo nemmeno chiesto di venire a dormire da noi. Ma allora, ma Greg, ma mi sembri veramente un pesce, ma tu non, ma non lo so, ma io non ti porto più da nessuna parte. Non ti porto più da nessuna parte, non ti porto. Ma che tristezza, ma io non lo so. Pronto? Chi è? Perché mannaggia la miseria, ogni volta mi sveglia sempre qualcuno. Vorrei svegliarmi con naturalezza una mattina. E vabbè, andiamocene.
Andiamo in ufficio. Devo mettere il CD5. Raga, siamo quasi alla fine, mi sa, eh. Perché siamo al CD5, ne mancano altri 3. Attenzione. Buongiorno. Scusatemi il ritardo, ieri ho fatto nottata. Ehi, chi è? Ciao, bello. Novità. Ah, è sempre il mio collega. Che succede? Collega. Ho risolto il caso per te. Come sarebbe a dire? Yevgeny Smolnikov, capo della rete di contrabbandieri georgiani. Ho un testimone che l'ha visto al molo la notte dell'assassinio di Wong. Ho ordinato di sorvegliare il suo nido d'amore e da questa mattina abbiamo prove sufficienti per effettuare un'irruzione. Ci muoviamo subito, gli SWAT ci raggiungono sul posto. Ma perché lui sta facendo il mio non caso, scusa? No, ma io non voglio che lui sappia dei miei fatti. E ma io bello, oh, ma ci sto lavorando io. Fatto, le ho già lasciato un messaggio. Sono un bravo agente e una perfetta segretaria. E se arriva prima che partiamo, sarà della partita anche lei. Sì, ma ho capito, perché non me ne... Questa è la mia indagine. Guarda che questa è la mia indagine. Oh. Ti contraddico. Questa è la nostra indagine. Ma non è vero, non ma è solo di acchiappare i cattivi. Hai presente qual è il nostro compito? Acchiappare. Chi è la foto in basso del tizio con i capelli bianchi e la barba? Dov'è? No, raga, chi è il testimone prima di tutto, gli quale chiedo? Testimone? Chi ha identificato Smolnikov? Ah, oh, sì, Fred Kohler, 56 anni, indigente. Dormiva sotto una rete da pesca a 50 metri da dove è avvenuto il fatto. Ha visto tutto. Vorrei interrogarlo. Certo, quello che vuoi. Dopo l'irruzione è tutto tuo. Ora andiamo. Tra gli oggetti che puoi usare? Ah, è la foto di Shmishkronov. Questo tizio qui che è l'imputato praticamente. Cioè, hai un mandato? Che ti sembra? Uno sprovveduto? Sì, ho un mandato federale di un giudice federale. Raga, io non ti permetto di farlo. Non ti permetterò di farlo. No. Andiamo, non mettermi i bastoni tra le ruote, non è da te. Sto solo facendo il mio lavoro, non pretendere l'esclusiva. No, non voglio. È chiaro ormai che quel tipo fa contrabbando di plutonio attraverso il nord-ovest. Chris Cross, come si chiama? È lui la chiave per i tuoi agenti scomparsi. Quindi, preparati e andiamo. Non mi piace questa situazione. Te l'avrei detto? Chris Cross. Sì, ma lui. Le prove sono saltate fuori stamattina e ci siamo messi in moto. E poi ieri è riconciato Maluccio, se la memoria non mi... Emanuele! Grazie mille per essere entrato nello YouTube, boss! Non mi piace questa situazione. Dove devo andare, scusatemi? Non è a Ciarno che devo andare? Basta! Al magazzino di Smolkrinov. Va bene, andiamo. Vabbè, ho capito. Con quale fucile vieni tu a fare questa missione? Ma poi perché ci stiamo portando a lui, non lei? Dov'è lei? Dai, ma ero dov'è così vicino. Dov'è la copertura? Ho chiamato gli SWAT, saranno qui a momenti. Aspettiamo. Ma ero così vicino. Entriamo e facciamola finita. La sorveglianza ha detto che Smolnikov è entrato qui da solo. Stavi dicendo? Dopo di te. Ma tu sei scema? No, mamma, no, ma io mi... No, ma tu... Ma io non lo so. No. Ma io non lo so. Ma io vabbè, ok. Porca troia. Ho paura. Ha chiesto cosa stava dicendo perché è diventato temporaneamente sordo con gli spari. Prendo la pistola, raga. Coprimi. Tranquillo. Non ci gioco più, basta. Ho finito. No, basta. Ma fatemi vedere l'audio, ti prego. No, ma c'è qualcosa che non va. Raga, effetto sonoro. È a uno. Che devo mettere? Cioè, guarda.
È uno, non so più che cosa devo fare. Aspetta, rimettiamo un altro po' di volume. Non bastavano gli strilli, ma che ne so. Volume complessivo è al massimo. Sì, vabbè, ma è il volume complessivo. Non è il volume del coso. Cioè, non... Vabbè, comunque mi hanno sparato. Rifacciamo. Tranquillo. Prendo la pistola. E ho capito, ma che è diventato? Mad Dog McCree. Cioè, scusami. Coprimi, tranquillo. Vaffanculo. Non vedo un cazzo. Fatto? Madonna santissima, salvo. Per l'amor del cielo. Per l'amor del cielo, salvo. Devo Mad Dog McCree. Sì, sistemato l'audio. Raga, riprovo a rimettere il volume. Ok? Santo Dio. Che dolore. Siamo tornati al gioco dell'altra volta, sì. Potrei far notare che tranquillo a Roma non ha fatto una bella fine. No. Siamo agente segreta. Lascia stare che io ormai ho sparato. Vado sempre avanti, ok? Ritorno. Vado al secondo piano. Madonna, non vedo niente, raga. Non vedo nulla. Saranno morti? Non è che vado a fare... ci sono di nuovo le impronte dell'uccello. Che devo toccare? C'è qualcosa qui, Madonna, se arriva qualcosa all'improvviso... Ah, ho trovato un altro libro! Belli libri, mi piacciono. Devo salire, suppongo, raga. Allora, io provo a salire, però mi porto la pistola. No, non mi piace questa situazione. Chi è? C'è qualcuno? Chi? Madonna, no, aspetta, abbasso il volume, ra. Perché non se no vi ammazzo, io non mi posso ammazzare. Voi mi picchiate, cioè avete ragione. Prendo la pistola e vado di qua. Salgo. C'è qualcuno? Cioè, oddio, non so dove sta. Sembra una faccia. Che paura! E dai! E no! Non è giusto! Che palle! Quindi devo salire, c'è sopra. Allora, lo stronzo è sopra. Saliamo, giriamo, saliamo due volte e questo sta qui dietro. Preso! Vaffa un bagno. Ma così a tradimento? Sì, il bastardo mi ha sparato da dietro. Basta, vi prego, fatemi salvare! Gnegne! Salvo. Ok, ritorniamo a noi. Ok. Potevo andare a destra. No, di qua. Devo salire, suppongo. Ma no, raga, mi porto un'altra volta la pistola, aspetta. Fatemi mettere la pistola, ho paurissima. Vado per le scale. Ehi, non sparare, cretino! Che non serve. Ma questo è un deficiente, scusami. Non ho sparato, non ho fatto niente. Ah no, aspetta, qua forse devo riprendere la pistola. Questo è il salvataggio di prima. Non c'era il tizio? Forse abbiamo già sparato. Mo bei cazzi a capire dove sono andata prima. Mannaggia, non sparare, cretino. Stai fermo con la pistola. Dove si scende? Di qua? Dove erano le scale? Qua sotto? Ma sono scesa
Non sto capendo. Colpito al fondato. Il suono si è calmato. Sì, raga, ma perché l'ho abbassato a zero. Cioè, non sento nemmeno io più, ormai. L'ho abbassato a zero, ma per forza, perché sennò facevamo soltanto danni. Ah, no, era qui. Ma è un minchione, mi ha sparato. Scusa. Ma allora, ma è scemo. È passato qualcuno dietro le assi. No, allora, noi dobbiamo andare avanti. Perché noi dobbiamo salire e poi scendere. Perché non si può né scendere né salire, ma noi dobbiamo salire, dobbiamo scendere. Basta. Forse di qua. Cambia no. Tema. Alexandra, salve, benvenuta, si accomodi. Salgo. Salgo o scendo o saggi? Dove sto andando? Non lo so. Ma io non so dove andare. No, non del tempo, quindi non... Perché, allora, il punto è che mi dice che devo andare al terzo piano e poi devo scendere. Noi siamo al terzo piano, perché questo è il terzo piano. Proviamo ad andare a sinistra. No. Sinistra. No. Non lo so, dategli una cartina. È complicata la situazione. Perché dice sinistra B, avanti giù per le scale. Vedi? Non lo so. Non capisco se stai cliccando a caso. È una mappa mentale perfetta. No, D'Artavion, allora ho una guida. Ho una guida. Ciao Parmi, grazie mille per essere stato con noi. Ho una guida. Il punto è che la guida è fatta col culo, quindi io non lo so cosa dice la guida. La seguo ogni tanto perché mi spiega più o meno le cose, ma non è precisa. E mi dice che devo arrivare al terzo piano perché sopra non posso andare. Vedete, questo è il massimo che posso fare. Cioè, qui sopra la scala è interrotta. Come tutte le guide che troviamo. D'altronde, noi cerchiamo sempre questi giochi di alta classe. Mannaggia miseria. Che deve pure andare a Amsterdam. Lasciatemi stare. Il punto è che non devo capire. È stato accadato solo mezzo edificio, il resto è abusivo. Il punto è che mi dice che praticamente devo andare giù. Cioè, arriva al terzo piano. Dice, terzo piano, vai due volte avanti. Sinistra. Giù, avanti, avanti e giù per le scale. Credo. E giù per le scale è qua. Però forse non devo... No? Ma forse giù per le scale di qua? Forse lo devo andare a beccare da un altro lato? Proviamo a vedere magari se è da un altro lato il bastardo. Allora scendiamo, facciamo una cosa, scendiamo fino al piano di sotto, perché tanto devo andare al terzo piano. Noi lo sappiamo che dobbiamo andare al terzo piano, quindi io mo prendo e scendo. Dov'è il nostro amico? No, dov'è il nostro amico? Scusami, non c'era il nostro amico? Questo è piano terra, ok? Guardi quelle assi. Sì, che devo fare? È Gabriel Knight questo, madonna mia, veramente sembra un labirinto sto posto. Da quella porta c'era uno. Ok, allora, primo piano, fermi. Secondo piano. Va bene? Ci siamo? Terzo piano. Ok. Dove sono le assi? Dove sono le assi, raga? Dove le avete viste? Avete visto delle assi con una persona? Dove sono? Al secondo piano ci sono delle assi? E dove? Qua? Nella manica, Katia. non ho capito. Non ho capito. Allora, scendiamo. Ritorniamo alle assi. Mi piaceva l'idea delle assi. Le assi erano una buona idea. Sì?
Sì? Era uno... un, va bene? Non lo so. Fermo, agente federale. E chi è? Non si muova. Zio, io per il crasciaio, una dei chi. Chi è crasciato? Cook, vieni giù, l'ho trovato. Sto arrivando. Ma dove eri? Controllavo il primo piano. Ciao, Paradiso Inferno. Che piano, signor Smolnikov? Cosa ci racconta? Perché voi qui? Smolnikov. Io ho fatto niente. Voi non ha diritto venire qui così. Noi non in Russia. Silenzio. Lei in arresto. Vado io a lui, tu perquisisci il posto. Ho visto una calibro 38 giù di sotto, in un angolo a destra. Non mi piace il fatto che lui si stia prendendo tutta questa confidenza. Troppa confidenza. Non mi piace. Non ha diritto, è straniero. Sì, credo sia russo. Ma non era Chris Cross, si chiama Smokies Frost. Come si chiama? Si chiama Brody Frost. Jodie Foster si chiama. Ma che è suo? C'è una femmina. Allora, lui mi ha detto che c'è un signore. E io come esco da questo posto infernale? Dove si trova il plutonio? Cosa? Io tratto cose di tutti i generi, ma questo no mai. No mai? Voi dici di tutte assurdità. Non ci credo. Cosa teneva in quel magazzino? Come sarebbe? Questo è il mio magazzino. Ciao, Tommaso! Parlami... Perché ha ucciso l'equipaggio della Tarakan? Io non ho ucciso nessuno. Erano miei uomini, perché io uccide loro? È scoppiato grande incendio. Certo, l'ha appiccato lei per nascondere quello che aveva fatto. Io pure contrabbandiere, questo io ammetto è vero, ma io non ho ucciso nessuno! No, perché ha ucciso Wong? Perché ha parlato con noi? Che cosa nasconde? Io non uccido. Come di tutto bianco? Io conoscevo. Lui ha fatto qualche lavoretti per me. Ma io non ho ucciso lui. Vabbè, ho capito. Nessuno ha ucciso nessuno. Vabbè, sono tutti quanti per persone per bene, mo. Tutti quanti tutti i fenomeni sono arrivati qua. Tutti quanti. Mo te faccio sentire io. Allora, devo andare al primo piano. Bei cazzi. Vai a capire come si scende mo per il primo piano. Raga, se io fossi un primo piano, dove starei? Ma è questo forse il primo piano? No? Sì? Ok, questo è il piano terra. Fermi, fermi. Questo è il primo piano. Piano terra, ok? Prendo il primo piano. Primo piano. C'è un... Ah, sì, perché qui abbiamo trovato il libro paga. Aspetta, 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 aspetta. Questo, lo voglio, prendimelo nelle prove. Prendimelo... è questo il libro paga, o no? No, no, non è questo il libro paga, no? Per me era un libro paga. Ah, no, perché noi siamo ancora giù. Però anche voi che non mi dite che siamo giù. Ma scusami, non c'è un posto qui. C'è solo un sinistra e destra, poi scendo. Quindi dove lo devo trovare il primo piano? Questo è il primo piano, questo forse è il primo piano. Questo è il primo piano. Credo, non lo so. Vabbè, noi controlliamo. Cerchiamo in tutti i buchi. Ma io sto girando come tanti stronzi, però comunque, non è che mo... Qua non è che vedo e vedo e vedo. Non vedo niente, non c'è nulla. Vedo con i miei occhiali da tubera. No, no. Vedo con lo zoom. Dio mio, quanto è difficile guardare al giorno d'oggi. Le altre scale. Sopra. Sopra. Giù. È il primo piano. Prima è il primo piano. No, dai, Gaetano, non devi dire cazzate. Mi devi essere d'aiuto. Raga, qua c'è un sacco di russo. C'è pure un tavolo. Vedi, c'è il libro paga. No, ci sono troppi indizi qui. Secondo me è questo il posto. Ciao, Marco. L'ho detto per allontanarti. Il tizio russo adesso cade su una scogliera. Lo so, questo è sicuro.
E quindi che devo fare con sto binocolo? Sei meglio di Sabaku, che saluto. Raga, dobbiamo trovare degli indizi. Per favore, indiziatevi. Se vedete qualcosa che somiglia a un... Ehi! Preso la pistola, vedi? Vedi? Trovato. Una pistola. Ok. Perfetto. Ok, va bene. E... per le prendi il tavolo. Però dice prendi dal tavolo il libro paga. Qual è il tavolo? Vedete un tavolo? Perché io mi ho visto per terra ed è tutto bello quando vediamo per terra. Però io non vedo il tavolo. Oddio, c'è un uomo morto. Secondo me lo è coinvolto. No, sì, sarà morto perché l'ho ammazzato io. Io non vedo tavoli. Cioè, non ci sono tavoli. Per me questo è un tavolo. E io lo prendo la prova. Ma non lo prendo. Vabbè, fanculo. Basta, ho trovato una pistola. Bene, mi accontento di questa. Mi accontento. Salvo. E torniamo a noi. Saliamo dal nostro amico Giambrosio. Dov'era Giambrosio? Dov'era? Scala? Ok. Scala. Muro. Scala. Sto trovando le strade, amici. Non vi preoccupate. Seguitemi a me che mo non mi perdo più. Scendo. Ok. Giriamo. E parlo con lui. Di chi è la pistola? Avevi ragione. Una 38. Sì. E scommetto che è la stessa pistola che ha ucciso Wong e colpito Skelly. Chiedi un esame balistico. Non è mia pistola. Certo. Parlo con lui, di chi è? Avevi ragione, una 38. Skelly, chiedi un esame balistico. E poi? Guarda questo. Ah, l'ha preso? Sai cos'è? È un libro paga. Corrisponde a quello trovato sulla Tarakan. È nel suo migliore interesse collaborare, signor Smolnikov. Parlami del libri libro paga. I paga della Tarakan dimostrano che Wong lavorava per lei e lo confermano i documenti trovati qui. Allora, questo non prova niente. Bravo, lui è tosto comunque, non si fa trapelare un'informazione. E niente, raga, quindi dobbiamo andare al laboratorio. Santo di Dio, sempre ogni volta con questa storia. Andiamo al laboratorio. Cerchiamo di capire. È un toast. Veglia, bella addormentata. Pronto. Wilmore. Vai tu. No, andate voi. Come ti va? Bene. Tu come stai? Hai un'aria? Non mi sento tanto bene. Ah, ma sono pesante. Non lo so. Devo avere l'influenza o la febbre, forse. Cosa c'è? Oh no, il Covid. Subito. Pistola? Scommetto che mi chiederai di sparare. Indovinato. Grande. Il mal di testa mi era appena andato via. Lascia stare, non parliamo di mal di testa, Non parliamo di mal di testa. Andiamo su. Devo sparare? Mannaggia, ma me lo vuoi dire prima? Corrispondono tutte e tre. Ottimo. Grazie mille. Maronna. Guarisci presto. Effettivamente, secondo me ha giocato con la palla di plutonio, è per questo che sta male. Raga, potrebbe essere, Sasso. Lascia stare. Va, andiamo. Torniamo in ufficio. Non mi piace questa situazione. Non mi piace. Ghedanno! Ti denunzio. Va bene? Andiamo avanti. Ritorno. Ancora. Pronto? Chi è? Abbiamo un'email. Invio impronte digitali. Agente Wilmore. La signora Truitt. Chi? Mi ha chiesto di inviarle il file allegato relativo alle impronte digitali. Le impronte appartengono a quel John Doe di cui avevate già discusso. 8. 9. Devo aprire il file? No? No? Come lo faccio? Forse lo devo analizzare qua. A computer. Va bene, facciamo Shiloh. Apriamole. Cerca nel database. Vediamo un po'. Nessun dato. FBI?
Nessun dato. Governativo militare? Errore, numero ristretto di dati. Che signi? Scusami? What? Ciao Martulu! Mwah! Grazie mille per essere stata con noi. Tanto penso che tra 5 minuti chiudiamo pure noi comunque, quindi non ti perderai tantissimo. Grazie mille, buon pomeriggio. No? Devo fare applicazione della legge? Applichiamo la legge, magari. Nessun dato rilevato. Criminale. Ciao Logan. No, raga, l'unica cosa che mi usciva è che con governativo militare però mi dava errore. No, non era qui, era FBI. Scusami? Ma allora? No, aspetta, era questo. Vedi? Vedi, mi dice errore numero ristretto di dati, quindi praticamente ciao, Camo! Buon pomeriggio! Abbina un numero di telefono targa. Non lo so quale. Dagli il nome del collega. Come si chiama? Cook. No. No, mannaggia, esci da questa esci da questo corpo. Vabbè, allora noi andiamo altrove. Prova il killer. Non mi ricordo manco come si chiama. Si chiama Smolnikov. Aspetta, Fe. Smolnikov. Allora, Shiloh. Andiamo. Gesù, ogni volta che suona questa cosa. Però è cittadina, è un criminale. E lo chiamo Smil. Pronto. Però qui non me lo fa mettere, vedete? Cioè me lo fa mettere solo come governativo militare. Lui non è governativo militare. Quindi vuol dire che corrispondono a qualcuno di governativo militare, ma non sappiamo chi. Possiamo scrivere Mulder, magari. No. Come si chiama? Lei come si chiama? Scully. Con la U. E il nome del collega l'abbiamo messo, ma non c'è. Il nome del collega l'abbiamo messo. No. Prova a scrivere John Doe. Ma John Doe non è un governativo militare. Capite? Cioè, non è un tizio. È Scully. No, Scully con la C. Con la K. È con la K. No, con la C. Con la C. Oi. John Doe. No. Gitano, tra poco ti picchio. Gitano poi, Gedano. Tra poco ti picchio. Allora, andiamo. No, scusami, non volevo chiamare. Mannaggia tutto. Andiamo di nuovo al magazzino. La sua pistola combacia con quella che ha colpito un agente dell'FBI. Dove sono gli agenti dell'FBI? Di cosa vuoi parlare? Abbiamo trovato il sangue della donna nel magazzino. Quale magazzino? Questo è il mio magazzino. La pallottola che l'ha colpita è partita dalla sua pistola. Io non ho ucciso nessun agente federale. Va bene. Portiamolo in città e incriminiamolo, forza. Oh no! Dopo provvederemo a interrogarlo più a fondo. Facciamo sorvegliare il magazzino dalla polizia locale. Andiamo. Camu! Pronto, chi è? Sono Ennis. Quella nave su cui mi hai mandato era radioattiva. Cosa? La nave, la Tarakan. Aveva dei livelli altamente pericolosi di radioattività. Mi hai mandato in un posto che scottava. È per questo che sto male, non ho l'influenza. Sono stato colpito dalle radiazioni. Ma no. Porca miseria, John, mi dispiace. E perché non io so no? Che dire. Camo che devi stare più attento prima di far morire qualcuno. Ma tu sei scemo, sì, ma non mi sbattere il telefono in faccia. Allora, a parte il fatto che ci sono andata anche io. Cioè, ci sono andata anche io sulla nave, perché io non sto male? Perché io non sto male? Scusa? Non ho capito. Come confondere la radiazione con l'influenza? Ci ho schiaffeggiato l'ugola. Perché sei il protagonista? E perché la nostra compagna non si è ammalata? E perché Cook non è ammalato? E quindi l'uovo per i nuovi di salvataggio.
Ma come no? L'hai mandato a farsi fare radiazioni Ho capito, però lui è andato a prendere soltanto delle prove. Cioè, lui è stato 3 minuti, è arrivato, ha preso le prove ed è andato via. Noi siamo stati lì 20 minuti interi a farci tutto il giro del Titanic. Perché noi non ci siamo ammilati e scirati anche? E va bene, torniamo a casa, amici. Credo che ormai stiamo veramente alla frutta. Vabbè, per 2 raggi X. Vabbè, torniamo a casa. Vediamo un po' se magari, non lo so, abbiamo dei messaggi in segreteria. Porca di quella, mannaggia! Basta! No, io non apro la porta. Non ci apro! Non ci apro! No! Voglio stare da sola! No, voglio stare da sola, voglio stare solo io. Un momento di privacy. E dai. Lascia amore, chi è? Chi è? Che vi è saltato in mente? Ma di che parli? Del vostro assalto ai contrabbandieri. Avevo passato il caso alla nostra task force e voi due cowboy che vi inventate organizzate una bella sparatoria senza neanche telefonare. Non l'ho fatto io. Ho fatto una figura da stupida. No, ma non ho fatto io, ti ha chiamato Cook. Cook ha montato l'intera cosa. Cook ha montato l'intera cosa. È stato Cook a organizzare tutto. E non fare il ragazzino. Non dare la colpa a Cook. Eri tu che conducevi le indagini. Sì, uomo, prenditi la responsabilità delle tue azioni. Oh, senti! Proprio quando cominciavi a piacermi. No, dai! E porca, non mi rispondere? No, ho messo la segreteria. Ma scu... Credo di essermi sbagliata su di te. Agente Wilmore, dobbiamo incontrarci al più presto. Cavo! Le sue azioni stanno mettendo in pericolo la vita di Mulder e Scully. Sono ancora vivi, ma non lo resteranno per molto, a meno che lei non agisca rapidamente. Ma non ho fatto nulla! Non ha niente a che fare con i contrabbandieri russi. Sandpoint, Hangar 4, all'uscita. Venga da solo, o non mi farò vedere. Io non lo so in quale ridicola cavolata ai confini della realtà ti sei invischiato. Ma sai che ti dico? Non mi interessa. Ero passata solo per dirti una cosa. Smolnikov è stato appena rilasciato per mancanza di prove. Vedi? Madonna mia, a seguire quel minchione. Ma perché abbiamo seguito quel minchione di Cook? Perché siamo stati appresso a quel? Ma lo sapevamo pure che puzzava. Cioè, ma sei deficiente, tu te lo meriti. Tu non ti meriti la patana. Non te la meriti, va bene? Non te la meriti. È giusto, è giusto, è giusto. È giusto, stress, come ti scrivo? È giusto, perché tu vai a seguire i cretini. Vai a seguire, e va bene. Camu, che regala a Tok Tok? Una sub, lo fai entrare nel fantastico mondo dei pepsomani. Bah, niente. Mannaggia, tu e Criss Cross. Che però è vero. Se loro stanno male non sono i colpevoli. Oppure lo sono perché non stanno, perché stanno male. No, non stanno male. Vabbè, abbiamo l'appuntamento con mannaggia, con l'Hangar 4. Sarà questo? Ragazzi, sarà questo? L'Hangar 4. Boh. Sì, ok. Chi è? No, noi abbiamo sempre detto di no. Cioè, io ho sempre detto che non mi fidavo. Lui però ha insistito. Chi è? Beh, bello. Bello proprio. Madonna mia, che paura. Dove sto andando? C'ha la pistola lui? Agente Wilmore, sono lieto di vedere che ha seguito il mio consiglio di venire da solo. Forse non è inetto come pensavo. Sono... Abbiamo molto poco tempo, quindi deve ascoltarmi con attenzione. Ma... La cosa più importante è che non deve dire a nessuno che ero qui e che abbiamo parlato, ripeto, a nessuno. Ma lui chi del è? Dipartimento. Né a Cook, né a Shanks. E neanche a quella detective della polizia di Seattle con cui ha lavorato, mi ha capito bene? Devo avere la sua parola, agente Wilmore. Altrimenti non l'aiuterò. Ma lui che ne... Chi sei? Lei chi è?
Ho molta poca pazienza e ancora meno tempo. Un amico di Mulder. Allora mi dà la sua parola o no? Di quello che deve dire. Di quello che deve dire, smetta di fare il furbo. Io non prometto niente, facciami duri, ma non posso. Non prometto niente finché non so chi è lei. Chi sono io non ha importanza. Devo avere la sua parola, agente Wilmore. Che palle, va bene. Bene. No. Ora ascolti attentamente quello che le devo dire. Ci sono varie vite in pericolo. Tra queste c'è anche la sua. Gli agenti Mulder e Scully sono ancora vivi. Sì, ma casma. Ma non lo resteranno ancora per molto se lei non fa quello che deve fare. Scully e Mulder non sono insieme. Deve trovare la degente anonima che è stata ricoverata all'ospedale presbiteriano di Gold Bar 3 giorni fa. Sta per essere dimessa. Questo non ha niente a che fare, ripeto, niente a che fare con il plutonio sovietico di contrabbando. E che... No. Me lo immaginavo che si trattasse di questo. Come lo sai di Mulder e Skiske? Allora che è? UFO esperimenti segreti del governo? Se dovrà aiutare Skiske e Mulder... tutto! Avrà bisogno di qualcosa di più di una pistola. Che cacchio è? Un cacciavite? C'è chi è morto, tentando di entrarne in possesso. Di un cacciavite? Ora lo presterò a lei per un periodo molto breve. Un cacciavite? Perché senza di esso non avrebbe nessuna speranza di sopravvivere. L'uomo che Mulder e Scully stavano cercando, e cioè l'uomo che deve trovare se vuole salvarli, può essere ucciso soltanto pugnalandolo con questa lama alla base del collo. Ok, va bene. Chi è lui? E chi è? Quest'uomo non è quello che sembra. Ma perché sa tutti sti cazzi e non fa niente? Se il colpo non sarà preciso, lui la ucciderà. Non cerchi di sparargli, sarebbe inutile. Non provi a fare nient'altro. Come si chiama Piero, a parte utilizzare questo. Se qualcuno dovesse scoprire che ce l'ha, lei ha chiuso. Ok. No, signore! Ma io voglio saperlo! Oh, Snitch, mi dispiace. Però niente, c'è il pompelmo. Chi è? Non dimentichi la degente a Gold Bar. Chi? L'agente al Gorbran. Chi è l'agente al Gorbran? Non... Maronna, che paura! Wilmore, sono io, non vedi? Sta calmo. Sì, ti vedo. Ah, è proprio così il personale. Diventi irascibile dopo che ti hanno dato una ripassata. Ah, la degente. Che diavolo ci fai qui? Scherzi, dopo quel messaggio non me lo sarei perso per nulla al mondo. Sì, ma stai in guardia, potrebbe darla anche a te una ripassata. Ciao, Kaise! Non mi dispiacerebbe, sembrava carino. Carino? Come carino? Puoi trovare una definizione migliore. Ne sporca! Comunque, abbiamo tante cose di cui parlare, non credi? Sì, credo di sì. Ma prima pensiamo alla degente di Gold Bar. Qui dobbiamo andare dalla degente di Gold Bar. Vabbè, andiamo a Gold Bar, andiamo. Inserire il disco 6, amici! E allora è con la degente di Gold Bar! Non ho il disco, aspetta. È con la degente di Gold Bar che noi ci salutiamo. Sentiamo un attimo. Sono 7 dischi. È con il twist. Buongiorno. Posso sapere che cosa volete? Salviamo qui. Vado a... La degente di Gold Bar. Sì, vabbè. La chiamiamo così. Amici, e usciamo!